Allora, il lavoro di oggi è sulla porta interna, quindi quello che è nell'avanti del primo sigillo. Su un suo attacco, fai l'attacco semplice, io mi trovo all'interno. È una situazione peggiore rispetto che trovarsi all'esterno, ma tant'è, se ci troviamo lì cosa facciamo? Quindi l'esercizio che abbiamo proposto oggi è prima di sinistra, poi di destro, io lo ascolto, lo seguo. Primo sigillo, che può essere anche tagliando sotto oppure aiutandoci con le mani. Ma l'importante è cercare questi 90 gradi. Una volta cercati questi, scivoliamo con la mano dentro, abbiamo paura delle sue mani e quindi ci muoviamo. Rifacciamo. Faccio la leva. Bravo, esatto. Quindi con un anticipo ascoltando l'avversario. Esatto, su questo lavoro qui. Quindi 90 gradi c'è la leva, 180 non c'è più la leva. Oppure contrastando con la forza. Esatto, con due mani sulle mie mani. Se vogliamo, se siamo arrivati già a fare la leva, possiamo decidere di usare una mano sola e liberare l'altra mano. Ma per poterlo fare, ovviamente, la leva dobbiamo averla fatta. Perché se la leva. La seconda opzione, fai tutto il lavoro, uno, due, è chiudere su di lui, chiudere con un gomito. Poi è ovvio che lui può rimanere a chiudermi le mani. Poi mi libero. Non dargli 90 gradi. 90 gradi, no 90 gradi, e la leva non c'è più. C'è problema. Attenzione, Però gomito su di me, esagera. Ho capito adesso. Okay. Se non è troppo. Seconda leva, secondo sigillo, al di là dell'esercizio. Io sono qui, faccio questa, ma magari ho qualcuno intorno a me. Ok? Chiudo, mi raccomando, bisogna chiudere bene con l'ascella. 90 gradi e mi guardo intorno. Cerco questa, ma voglio vedere cosa c'è dietro. Io sono spalle al muro, ok? L'idea può essere portare l'uso sul muro. Funziona solo prima che io sia arrivato a fargli la leva, perché qui non la fa più. Mentre io la faccio, lui lavora. Ancora. Mentre gliela faccio lui lavora, bravo. Ok. Uscire. Questo è molto semplice, banale, ma efficacissimo. Efficacissimo. Però questa qui funziona se io questo chiudo bene, vai. Fa più fatica. Quindi questa cosa è importante. Errori da non fare. No. Si scivola, si mantiene il contatto e si lavora. Quindi io sono qui, questa non funziona, ok? Oppure è molto largo, se ce la faccio. Chiudo, che gli posso dare una gomitata, ok? Non cerco la leva, ma gli voglio fare lui. Ma lui questo gomito me lo porta fuori. Chiudi giù, sotto, questo già lì. Però con quello tieni la mano, no, non c'è terzo bisogno. braccio. Io cerco questo. Per fare questo lavoro qua. Le mani per questo modo lì, perché il problema è che se io faccio questo, cioè siete già femorali, quindi lui mi prende, arriva e io faccio questo, va bene, uno che vi prende vi arriva, bravo, e vai, chiudi. Io non penso, allora, a parte che potrei fare anche questo,
Ma se anche gli lasci il buco per il pugno, questo movimento qui fatto veloce, che è solo per difendervi, già lo metto in pugno, per forza arriva con quello, e già in leva non riesce neanche a darlo se lo faccio veloce. E vuoti verso... Adesso guarda con quell'altra, mi metti già in leva lì. Io non riesco a darti il pugno, poi chiudi e fai tutto il tuo lavoro. Come dicevo con i ragazzi, non l'abbiamo fatto per sicurezza, diciamo. Però in realtà, appena lui prende qui, se io chiudo la mano, come mi dà il pugno, solo l'intenzione di difendermi, lascia, gli fa fare questa leva qui. Via distinta. Ma... uscire, se la capiamo prima. Esatto, c'è qui. Ah, alza il gomito e spingi, scivola sotto di questo. L'altra mano sotto il tangente. E se ce la fa la gamba dietro a me. A volte uno può avere un cacciavite. In passato avevamo i coltelli o le daghe che arrivavano fin qua, quindi erano belle lunghe. E spesso quando si ha questi oggetti si fa questo effetto. L'obiettivo magari è entrare qui. Se io parlo semplice, guardate, se questa fosse lunga fin qui, guarda dov'è. Cioè, se non mi è entrata è lì. Mi raschia la pupilla. Ok? Quindi in realtà quando arriva il colpo dobbiamo anche togliergli la mano. Ok? E uno può dire, vabbè, ma questa è un'ipera stupida, perché se lui mi difende così e uno lo sa usare. Ok? Cioè, chi ha il coltello ha un grosso vantaggio. Soprattutto perché non fa. Oh, che bello che non fa. Ok? O peggio ancora, se uno che lo sa, come ho detto, cioè, apre, tagli, entra. Non ti molla più una volta che è lì, non ti molla. Perché la prima leva che abbiamo fatto su questa cosa qui è il pane. Uno, due. Con una mano, vai. Uno, due. Mi viene da aprire la mano, quindi c'è un disarmo, bravo. Io sentendo che lui apre la mano, questo è un fatto di esperienza. Sentendo che lui apre la mano, io me lo porto a me. Perché così non mi sta fatto un titaglio. Mi raschierà qua dietro, ma se ho i vestiti non mi fa niente. E la leva? C'è. Torniamo lì, Allora, ancora. Ma se lui è rigido e non molla tela, la leva viene da c'è. Ok? Quindi... dire che lo fa. Ah, ok. Ogni tanto faccio questo e poi faccio questo. Guarda, fammela! Bravo! No.